volete tornare tutti ora, che avete visto che la Juventus ha Cristiano Ronaldo e che naviga in una situazione finanziaria ottima e che lotta su tre fronti. Quando la Juventus proponeva gli ingaggi, e ne proponeva, è vero, ingaggi diciamo inferiori a quelli che comunque percepite nelle vostre attuali squadre, perché Bonucci guadagna 10 milioni di euro bonus compresi, e per quanto riguarda Pogba ne guadagna tipo 4-5 milioni di euro in più a Bonucci. Quando la Juventus proponeva un progetto a lungo termine, voi ci avete riso in faccia e avete lasciato la Juventus per accasarvi rispettivamente al Manchester United, che in due anni ha vinto un'Europa League senza avversari e nel frattempo ha continuato a far cagare in tutta Inghilterra, e al Milan, che è una squadra che attualmente non ha, secondo me, un piano ideale, e Bonucci se ne è reso conto, tanto che vuole scappare a gambe levate. Insomma, sono passati due anni dalla cessione di Pogba, un anno dalla cessione di Bonucci, e dal giorno successivo a queste cessioni che questi signori continuano a voler tornare qui. È una situazione che mi lascia francamente molto, 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 molto perplesso, perché secondo me si dovrebbe avere la coerenza delle proprie scelte. Cioè, tu decidi di andare via dalla Juventus per andare al Manchester United perché, testuali parole, Manchester è casa tua, qui ci sei solo in vacanza, non vedo perché dovresti voler ritornare a questo punto. Oppure, ad esempio, tu preferisci, che ne so, invece di essere qui un semplice membro della squadra, preferisci andare a fare il VIP a Milano cercando di spostare gli equilibri. A sto punto non vedo perché devi tornare a fare il semplice giocatore qui. Perché? Perché vi siete cagati letteralmente addosso del fatto che le vostre carriere hanno preso degli indirizzi completamente diversi. Perché Bonucci al Milan ha dimostrato che il 50% della sua forza è data dalla difesa della Juve e dall'organizzazione della Juve, perché la stagione di Bonucci al Milan è stata, se non disastrosa, quasi. Se dovessi dare un voto da 1 a 10, darei 5,5. Si aspettava da lui una mentalità diversa, ci si aspettava da lui la direzione della difesa, ha dimostrato di non saper difendere in una difesa normale e di non avere la possibilità di elargire un certo concetto di leadership ai più giovani, che mi sono sembrati pesci fuor d'acqua. Per quanto riguarda Pogba, è andato lì a Manchester con una campagna pubblicitaria massiccia che lo dipingeva come il futuro pallone d'oro. Due anni dopo a me Pogba sembra peggiorato piuttosto che, voglio dire, migliorato. Al centrocampo è un faro a intermittenza che non riesce a trovare costanza. Ora, guarda caso, ha chiesto a Raiola di provare a vedere se c'è la possibilità di tornare alla Juventus. Ora, se tutti quanti avessero un pochino il mio carattere, che è un carattere, riconosco, non facile comunque, mi manderebbero subito a calci nel culo fuori. Purtroppo, o fortunatamente per voi, non ho idea di che cosa sia, potrebbe essere che la Juventus sia magnanima, quindi potrebbe diciamo accettare il vostro ritorno. Non so chi dei due, se tutte e due, se uno dei due. Volete dirmi intanto voi quello che ne pensate, nel senso, ditemi voi nei commenti che cosa ne pensate. Voglio sapere se condividete il mio ragionamento, che è un pochino uno sfogo, francamente, nei confronti di quelle persone che non hanno portato rispetto comunque della Juventus, oppure no, oppure andate anche contro di me e dite no, Matt, stai sbagliando, comunque sei un cretino, sei un deficiente, va bene a farli tornare. Fatemi tornare, anzi, fatemi sapere, fatemi tornare, vabbè, sto ubriaco, fatemi sapere nei commenti.